Gli avvenimenti di cui vorrei parlarle, signor Holmes, si verificarono una quindicina di giorni fa in una casa dall'aspetto sinistro, appollaiata in cima ad una scogliera sulla costa occidentale della Scozia. Questa tetra costruzione è conosciuta come Dercliff House. Là, riuniti per la cena, c'erano i 7 soci di un club veramente singolare, il club dei buoni camerati. La cena era da poco iniziata quando apparve la malinconica governante della casa, la signora Monty, portando una busta indirizzata a Ralph King, un avvocato ormai ritirato dall'attività. King prese la busta senza attribuirle troppa importanza. Quando ne videro il contenuto, i 7 buoni camerati presero la cosa come uno scherzo. Solo la signora Monty non rise, e aveva ragione. Non c'era motivo di ridere, perché la notte seguente Ralph King incontrò una morte atroce. Ma questo era soltanto il principio. Poche sere più tardi, quando i buoni camerati si riunirono per brindare alla memoria del loro defunto amico, la signora Monty entrò con una seconda busta, stavolta indirizzata a Stanley Rayburn, che ai suoi tempi era stato un rinomato attore. Questa volta nessuno prese la cosa a ridere. Quegli uomini avevano paura, e la loro paura era giustificata. Ancora una volta quel messaggio si rivelò una premonizione di morte. Questo fu 10 giorni prima che la salma di Rayburn venisse recuperata. E mi dica, signor Chalmers, che cosa contenevano quelle buste? Nel primo caso 7 semi di arancia, nel secondo 6. Quindi il numero dei semi di arancia si riferisce a quello dei superstiti. Un macabro avvertimento, Holmes? Si tratta di omicidio. Non è ancora detto, Watson. Un momento fa lei ha definito questo club singolare. Perché? Tutti i soci sono piuttosto anziani, in pensione, e non hanno parenti. 6 mesi fa fondarono questo club a Londra e subito dopo partirono per Dercliff, la vita magione del signor Bruce Alastair, il socio più anziano. Una cosa piuttosto normale, direi. Anzi, una manifestazione di amicizia, secondo me. Il fatto più curioso è che tutti e 7 questi uomini sembrano avere una cosa in comune. E quale sarebbe? Elementare, mio caro Watson. Ognuno vale molto di più morto che vivo. Esatto, signor Holmes. Da che cosa l'ha dedotto? Mio caro signor Chalmers, lei è rappresentante di diverse società di assicurazione. Si preoccupa della immatura morte di questi 2 buoni camerati. Ergo, i soci devono avere sottoscritto robuste polizze. Sì, ma questo non è tutto. Poco dopo aver fondato il loro club, tutti i 7 soci hanno modificato la polizza, nominando beneficiari i loro colleghi. I premi ammontano ad oltre 100.000 sterline. Potrebbe essere un indizio. Ha già liquidato ai 5 superstiti le polizze di King e Rayburn? Oh sì, noi paghiamo a pronta cassa. Ma quello che vorrei chiarire, signor Holmes... Se le 2 morti sono state accidentali o no, esatto? Certo. Potrei sbagliarmi, non ho le prove, ma non è affatto impossibile che uno di questi uomini progetti di assassinare tutti gli altri uno ad uno. Per riscuotere l'assicurazione. E la cosa è molto chiara, Holmes. Bravo, Watson, ma i semi d'arancia? Ah, già, gli spicchi di arancia. Semi, Watson. Una specie di enigma, eh? Infatti, è un particolare sconcertante. Non c'è del tabacco in casa. Forse altre vite umane sono in pericolo. La tentazione della ricchezza a portata di mano. Può aver trasformato uno di questi uomini all'apparenza innocuo in un assassino. Esatto. Sono questi i buoni camerati? Sì. Mi faccio vedere. Permette? Chi è questo a destra? Il dottor Merivale. Il dottor Simon Merivale? Sì, il suo nome di battesimo è Simon. Sì, senza dubbio. È il dottor Simon Merivale. Accetto il suo caso. Watson, prepari i bagagli. Partiamo per la Scozia stanotte.
Scozia, patria dei miei antenati. Terra solitaria ma piena di pace, un sogno dopo il traffico di Londra, Holmes? Ah, dica, chi è quel dottor Merivale? Bene, è muto come un pesce. Non ha detto una parola da quando siamo partiti. Mi scusi, vecchio mio, riflettevo. 20 anni fa a Londra Merivale fu un chirurgo piuttosto noto. Sarà stato famoso, ma io non lo ricordo. Lo era come? Per un po' fu sulla bocca di tutti, grazie al brutale omicidio della sua giovane moglie. Sul serio? Tuttavia si difese brillantemente al processo e fu assolto. E dopo di ciò non si seppe più nulla di lui. E lei ritiene che probabilmente è responsabile della morte dei due buoni camerati? Non ne sono sicuro, ma certo è sospetto. Il crimine è molto insidioso, Watson. Una volta che un uomo si è bagnato le mani di sangue, prima o poi proverà l'impulso ad uccidere ancora. Non mi piace, è disgustoso. Funerale, Holmes. Siamo arrivati tardi? Lei è eccessivamente sospettoso, Watson. Un abitante del villaggio? Sì, signore. Era McTavish, il maniscalco. Te l'ho già detto, non parlare con estranei. Non è colpa sua. Ho chiesto io a sua figlia chi era il morto. Andy McTavish, stroncato nel fiore della sua maturità. Che peccato, era giovane, vero? Già, solo 72 anni. 72? Nel fiore della maturità, ma mi prende in giro. Andiamo, Watson. 72 nel fiore della maturità. Ho visto uomini di 40 anni. Non se la prenda, Watson. Cosa desiderate, signori? Ho telegrafato da Londra per prenotare delle stanze. Il nome, signori? Sherlock Holmes e il dottor Watson. Le stanze sono pronte, signori. Grazie. Firmate qui, per favore. Sì, subito. Vi fermerete a lungo, signori? No, non molto. Ma siamo venuti qui solo per dare un'occhiata. Siamo venuti per andare a caccia. A caccia? Al cedrone, logico. Non c'è più un cedrone qui da almeno 40 anni. Eh? Niente cedroni? Ma, e allora? Si consoli, Watson, troveremo altra selvaggina per passare il tempo. Seguitemi, signori. Prende i fucili, per favore. I bagagli li prendo io. Tornato prima del solito, dottor Merivale. Signori, ho fatto una scoperta alquanto sconcertante. Il villaggio di Inverneil ha un ospite celebre. Sì? Sul serio? Chi? Il signor Sherlock Holmes. Non ho afferrato bene il nome. Sherlock Holmes. Oh. Sherlock Holmes, il famoso detective. Mi domando che cosa fa qui a Inverneil. Lei dimentica che due nostri amici hanno perduto la vita in modo misterioso, Alastair? Sì, sì, è vero. Cosgrave deve per forza fare avanti e indietro come uno scimpanzé in gabbia. Non vedo perché quello che faccio le interessi tanto. Simpson! Cosgrave, non potete comportarvi da buoni camerati. Non c'è mai niente che le dia sui nervi, Alastair? Oh, per fortuna no. Sono un tipo placido io. Mi spieghi, McGregor. Ora il padrone di casa è il signor Bruce Alastair. L'ha detto. Il nipote di Donald Alastair, lui se ne fischiava della legge. Aveva fatto di Darkcliffe House un covo di contrabbandieri. Si fece ridurre in brandelli da un'esplosione. Brutta fine. E Angus Alastair era suo figlio. Fu divorato dai cannibali nei mari del sud. Una famiglia sfortunata, vero Holmes? Trovarono le sue ossa spolpate e le spedirono a Darkcliffe, dove nessun uomo riposa intero nella sua tomba. Quel posto è stregato. Stregato? Ci sono gli spettri? Solo gli stupidi credono agli spettri. Gli spettri non hanno mai infestato Darkcliffe. Tra 5 minuti dobbiamo chiudere, signori. Solo le persone malvagie. Sergente, è desiderato Darkcliffe House. Di che si tratta? Omicidio. È toccato ad Alastair stavolta? Non lo so, il dottor Merivale non lo ha detto.
Signor Holmes, è disposto a venire con me? Sì, certo. Watson. Badi a quello che le dico. Alastair è crepato più o meno come suo padre. Buonasera, sergente. Signor Alastair, ecco il signor Sherlock Holmes e il dottor Watson. Mi sono preso la libertà. Signor Holmes, signor Watson. Come sta, signore? Che bella sorpresa, davvero bella. Prego, accomodatevi. Venite, prego, signore. Grazie. E benvenuti a Derby House. Dunque, dov'è la... La salma? Mi segua. È vicino al forno. Al forno? Sì, povero Davis. È tutto carbonizzato. Carbonizzato? Ehi, dico, l'assassino è veramente un sadico, le pare? Anzi, piuttosto coerente. Coerente, dice? Sì, sembra rispettare la leggenda di Dercliffe, dove, secondo McGregor, nessun uomo entra nella sua tomba intera. Volete seguirmi, signori, per favore? Grazie. Da questa parte? Perfetto, ci siamo. Questi signori sono venuti per Davis. Doveva condurli in cantina. Oh, no, dottor Merivale, lo ha scoperto lei. Dopotutto è il suo cadavere. Esatto. Ma mi dica, lei è Sherlock Holmes, non è vero? Infatti, il mio amico e collega dottor Watson. Come sta? Fortunato. Sì, l'avevo riconosciuta. Io seguo le sue imprese da vari anni. La soluzione dei crimini è la mia mania. Questa è una sorpresa e un piacere. Un piacere lo spero, ma non è una sorpresa. Mi ha visto nel pomeriggio alla locanda. Tusce. Le presento Allen Cosgrave e il capitano Simpson. Piacere. Molto lieto. Una faccenda molto spiacevole, signor Holmes. Eravamo affezionati a Guy Davis. Davis? Ah, l'uomo carbonizzato. Ma se è carbonizzato, come ha fatto a riconoscerlo? Lui è l'unico che manca. E poi ho potuto identificarlo dai suoi gemelli. Ma vedrete voi stessi. Seguitemi, signori. Grazie. Poveretto. Sa per caso se Guy Davis aveva anche lui ricevuto la busta con i semi a tavola? Ah, lei ha saputo degli altri? È piuttosto ben informato sulla nostra situazione, signor Holmes. Per la verità, Davis non è stato a cena con noi stasera. Aveva preannunciato che non sarebbe venuto? No, no affatto. La signora Monty ha anche protestato. Vogliate scusarmi? Dottor Watson, il signor Holmes che cosa vorrà fare? Ah, non ne ho la minima... Lo saprà, mio caro signore, a suo tempo. Non ha niente da darmi, signora Monty. Da darle? Sì. Può darla a me. La busta indirizzata al signor Davis. Grazie. Cinque semi stavolta. Ma come sapeva che l'aveva lei? Ovvio, mio caro Watson. Il signor Davis non è stato a cena e la signora Monty non ha avuto modo di consegnargli la busta. Ah, certo, è ovvio. Dove la trovate? Infilata sotto la porta come le altre. Grazie, signora Monty, questo è tutto. Da dove vengono quelle buste, signor Holmes? Chi è che ce le manda? C'è nessuno che nutra dei rancori verso di voi? I semi di arancia hanno un significato speciale. Beh, ebbene? Mi sembra di aver letto da qualche parte che presso qualche sperduta tribù di selvaggi i semi di arancia sono considerati un simbolo di morte. Davvero? Sergente. Signore? Sarebbe meglio telefonare a Scotland Yard. Oh, no, no. Non ho mai voluto il telefono a Derbyshire House. È così fastidioso. Potrei telefonare dal paese. D'accordo. Non mi capita spesso l'occasione di conoscere persone così interessanti. Lei vada, io verrò dopo. Ho paura, signor Holmes, che se non va col sergente non potrà tornare in paese stasera. Ma, signor Holmes, perché vuole restare alla locanda? È un posto così cupo. Io ho molte stanze libere. Si divertirà di più qui. Io non intendo avere estranei fra i piedi. Non voglio essere di disturbo. Beh, pensavo solamente che sarebbe stato bello avere degli ospiti così interessanti. Lei mi lusinga. Ritengo che il signor Holmes abbia delle cose importanti da fare in paese. Mi scusi, signor Holmes, deve restare. Ritengo eccellente l'idea di Alastair. Non siete d'accordo? Io non cambio idea, Cosgrave. Calma, calma, calma. Non siamo tutti amici? Intesi? O mi sbaglio? Anche Guy Davis era un amico. E così Kink e Rayburn. Deve restare, signor Holmes, insieme al dottor Watson. C'è tanto posto.
Ha da obiettare, dottor Merriweather? Tanto rumore per nulla. Signor Holmes, lei è il benvenuto qui. E ora, se volete scusarmi, sono piuttosto stanco. Buonanotte. Cosa ne dice, Simpson? Lieto di avervi i miei ospiti. Buonanotte. Allora resterete tutti e due. Gliene siamo molto grati, signor Alastair. Sergente, penserà lei a mandarci i bagagli? Ci conti, signore. Avverterò la signora Monty di prepararvi le stanze. Mi creda, sono più tranquillo ora che lei con il dottor Watson è nostro ospite. Sono lusingato di esserle utile, signor Cosgrave. Bene, se non vi dispiace tenermi informato, sarò ben felice di collaborare. Sono disposto a tutto pur di risolvere questo enigma. Lo terrò presente, signor Cosgrave. Ah, grazie. Buonanotte. 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 Allora, che ne pensa, Watson? Ah, per me il colpevole è il dottor Merriman. Ha osservato i suoi occhi, terrorizzalo. Sì, ma si può spiegare con la sua forte miopia, aggravata da un notevole astigmatismo. Lei chi sospetta? Al momento non sospetto di nessuno e di tutti quanti. Secondo lei il dottor Merriman sarebbe il colpevole? Sì, Merriman. E che ne pensa del capitano Simpson? Simpson? Ah, comprendo. Sul serio? Già, mai conosciuto un tipo tanto sgradevole. Non voleva proprio che noi stessimo qui, le pare? Questo è vero, Watson. Sospetta di nessun altro? Beh, pensavo al vecchio Alastair. E per quale motivo sospetta di Alastair? È esageratamente gentile. E... Che cosa sta cercando? Vorrei saperlo, Watson. Qualcuno qui ha gusti morbosi in fatto di letture. O vuole documentarsi. Però uno di loro non c'entra per niente. E chi? Cosgrave. Perché Cosgrave? Ha visto come si è comportato. Per poco non ci pregava di restare qui. Sì, io garantirei per Cosgrave. La signora Monty verrà fra poco per accompagnarvi alle vostre stanze. Io sono tornato per darvi la buonanotte. Grazie. E mi auguro che vi troviate bene. Voglio scusarmi, signora Alastair. Sì? Può dirmi chi di voi ha suggerito di modificare le polizze di assicurazione in modo da renderne beneficiari gli altri soci? Beh, vediamo un po'. Ah, sì, certo. Il caro Alan. Alan? Sì, Alan Cosgrave. Buonanotte. Buonanotte. Cosgrave? Io ho diffidato subito di lui. Già, mi sembrava, vero? Ah, ci vuole una fumatina prima di dormire. Dormire? Non riuscirò a chiudere occhio in questo mausoleo. Le stanze sono pronte, signori. Dov'è il nostro amico, il dottor Watson? Era molto stanco ieri sera, ancora dorme. Già, i nostri letti sono molto confortevoli. Perché non la smette di agitarsi? I suoi protettori sono già qui. Simpson, non punzecchi ancora Cosgrave. Sa che è molto suscettibile. Dovrebbe far finta di nulla, come Alastair. Grazie. Ah, a Singapore? Eh? Il... Oh, il cobra? No. Non è un'opera d'arte. Ma questa qui sì. Ah, sì, sì, molto bello. Quello l'ha fatto a Singapore. Ha ragione, signor Holmes. Vedo che si intende di tatuaggi. Mi interesso di molte cose. Buongiorno, signori. Mi dispiace del ritardo, io non ho dormito molto bene. Non ha dormito, russava come un mantice. Sciocchecce. Ha un fiammifero, dottor Watson? È curo. Ecco, ottima idea. Credo che la imiterò. Niente di meglio di una buona pipata di mattina. Potrei assaggiare il suo? Forse è meglio di no, fumerò il mio. Ma di che è fatto? Di alghe? Havana, vero? Sì, conciato con rum di Giamaica. Beh, immagino che nessuno verrà mai a scroccarle del tabacco. Nessun altro qui tocca quell'orribile mistura. E fate bene. Maledizione. Un momento, prego. Che cos'è? Solo un ago. Chi lo ha piantato sulla mia poltrona? Non è un ago come gli altri.
La macchia sul fazzoletto mi suggerisce una certa sinistra possibilità. Mi dia il bicchiere. Sì, subito. Vediamo. Grazie. Come pensavo, insolubile in alcol. Di chi si tratta? A giudicare dalla macchia sul fazzoletto e dalla precipitazione lattea, direi che si tratta di un derivato del gruppo delle atropine. Per atropina, probabile. Esatto, dottor Merivel, un veleno mortale. Per un pelo, capitano Simpson. Una sola goccia nel sangue provoca una morte sicura e atroce. È nostra usanza a quest'ora ricordare i nostri amici defunti. Spero che voi, signori, ci scusiate. Certo, comprendo, dottor Merivel. Faccia pure. Grazie. Buoni camerati, il nostro amico Guy Davis non è più fra noi. Noi che siamo rimasti, brindiamo ai nostri morti e al giorno luminoso in cui li raggiungeremo in un mondo migliore e più felice. Aspettate, c'è qualcosa che non va qui. Permette, capitano Simpson. C'è odore di mandorle amare. Mandorle amare? Acido pruzzico, eh? Acido pruzzico? Ma ci deve essere un equivoco. Un equivoco? Per fortuna ho aspettato un istante prima di bere. Allora, che cosa mi dite? Chiunque di voi abbia tentato di uccidermi, stia bene attento. È molto pericoloso cercare di farmi fuori. Non sarebbe meglio rimandare un po', insomma... Ma non abbiamo ancora brindato ai nostri amici. Lei ritiene che sia prudente? Non sia assurdo, Alastair. Prenda il mio. Le assicuro che non è stato avvelenato. Grazie. Grazie, dottor Merivale. Ai nostri camerati scomparsi. Per me? Sì, signor Cosgrave. Così è scritto sulla busta. È la mia ora. Ha trovato questa busta come tutte le altre? Sì. Quando? L'hanno infilata sotto la porta quando erano tutti a colazione. Grazie. Beh, di una cosa siamo sicuri. Nessuno di noi può entrarci. Chi ci dice che non sia la stessa Monty a prepararle? La signora Monty? Ma è assurdo, davvero inconcepibile. Sta con la mia famiglia da quando era bambina. Non è una buona raccomandazione, a mio parere. Signor Holmes, quando arriverà l'inviato di Scotland Yard? L'ispettore Lestrade dovrebbe essere qui domattina. Se non avrà sbagliato treno. Speriamo che arrivi presto, signor Holmes. Me lo auguro. Poveraggio. È davvero sconvolto. Dottor Merivel, può fare nulla per lui? Potrei stare assieme a lui stanotte. Certo, hai un'idea eccellente. E io dormirò nella stanza di fronte. Credo che sia la soluzione più saggia. Se vi proteggete a vicenda, cosa può succedervi? È vero, speriamo per il meglio. Venga, Merivel, buonanotte. 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 Signor Holmes, non sarà impazzito. Cosgrave ha ricevuto ora i semi di arancia e lei lascia che Merivel stia con lui. Non c'è pericolo. E chi impedirà a Merivel di ucciderlo nel sonno? Non credo che sia disposto a infilare il collo nel capestro. Può essere vero. Comunque la rosa si va restringendo. Il capitano Simpson si può eliminare. Perché? Non può essere l'assassino, hanno cercato di ucciderlo due volte oggi. Non è vero, mio caro Watson. Nessuno ha cercato di eliminare Simpson. È l'ago avvelenato che noi abbiamo veduto. Il capitano Simpson lo ha intravisto, se ricorda, da dove lei si trova ora. E che c'è di tanto anormale? Vede aghi sulla poltrona? No. Ma ce n'è uno. Cosa? Accidenti. Come ci è capitato? Ce l'ho messo io stesso poco prima di andare a cena. Lei non l'ha visto, eppure ha una vista acutissima. Ma ci vorrebbe un telescopio per vederlo da questa distanza. Esatto. Vorrebbe dire che Simpson... E allora come spiega il veleno nel bicchiere? Non c'era nessun veleno nel bicchiere. Ma lei ha sentito le mandorle amare? Infatti si trattava di mandorle, estratto di mandorle. E come lo sa? Perché l'ho messo io nel bicchiere. Lei?
Davvero? Perché? Per vedere come reagiva, in modo alquanto diverso dal mattino. Al mattino recitava, a cena era autentico terrore. Ne possiamo dedurre che l'ago l'ha messo lui. E perché? Esistono numerose spiegazioni possibili. La più logica è certo per sviare le indagini. Ma allora lei crede che Simpson ci sia in mezzo? Non lo so, Watson. È un caso veramente unico. Invece di scarsi abbiamo troppi indizi e troppi sospetti. Lo schema principale dell'enigma prende forma, ma i pezzi non combinano. A me sembra tutto chiaro. Uno dei soci sta eliminando gli altri uno per uno per poter incassare il denaro dalle polizze. Direi che è ovvio. E come spiega i semi d'arancia? Quest'uomo ha un complice che li porta. A che scopo? Per avvertire la vittima della morte imminente? No, Watson, non funziona. Già, è tutto troppo confuso. Le acque sono torbide, eh? Anche troppo. Come se qualcuno le agitasse continuamente. E quale sarebbe lo scopo? Confondermi. C'è un'intelligenza dietro questo. Fredda, calcolatrice. Del tutto priva di scrupoli. Ma deve fumare quella roba infernale. È veramente tossica. Il tabacco forte mi tiene sveglio. Su, riempia la pipa. Ci aspetta una lunga veglia stanotte. No, grazie. Non ho bisogno di quella robaccia per restare sveglio in questo museo. Degli orrori. Oh. Beh, perché non si riposa un po' anche lei? Eh? Si è avvicinato alle spalle. Venga da questa parte, ispettore Letgray. Molte grazie, mia buona donna. Come? C'è il signor Holmes? Il dottor Watson? Ma che diavolo... Salve, Letgray. Dico, che succede? Hanno tentato di uccidere il dottor Watson. Per bacco, e chi? Quando lo scopriremo potremo tornarcene a casa. Va bene, signor Holmes. Scotland Yard ora subentra in questo caso. Dia un'occhiata in giro, per favore, Blicker. Sì, ispettore. Deve essere successo qualcosa a Maryvale e a Cosgrave. Come? La stanza è chiusa a chiave e nessuno mi risponde. Ma che diavolo succede qui? Spero che non sia troppo tardi. Ha la sua chiave universale, Lestrade? Sì, ce l'ho. Un minuto. Watson, Lestrade, datemi una mano. Sì, signor Holmes. Mettiamolo sul letto. Solleviamolo. Che cosa orribile. Povero Maryvale. È una ferita grave? Sì, ha ricevuto un brutto colpo alla nuca. Che succede? Stia calmo, dottore, non si affatichi. Signora Monty, mi porti del cotone e dell'acqua calda, al più presto. Chi l'ha colpito? Non è in grado di rispondere ora. Chi sospetta, signor Holmes? Non lo so, Lestrade. Ma c'è un rapporto con l'aggressione a Watson, che doveva senza dubbio attirarmi di sotto. Ma dov'è Cosgrave? Aspetti, per ora comando io. A quanto pare Cosgrave, ovunque si trovi, è l'omicida. Veramente non ha ucciso il dottor Maryvale, è ancora vivo. Ah, sì. Già, è ancora vivo. Però vorrei ugualmente fare qualche domanda a questo Cosgrave. Non credo che riuscirà a rintracciarlo, almeno non in vita. Oh, dico, che storia è questa? Temo che Holmes abbia ragione, ispettore. Povero Cosgrave, a quest'ora sarà stato assassinato come gli altri. Assassinato? Mio Dio. Perché le interessa tanto quella funicella? Osservavo questo nodo, Lestrade. È speciale, adoperato da gente di mare. Un marinaio. Simpson. Simpson? Il capitano Simpson. No, non può essere. Perché non potrebbe essere? Signor Alastair, dov'è il capitano Simpson? Non c'era nella sua stanza. L'ho cercato quando volevo entrare da Cosgrave e Maryvale. Com'è possibile che Simpson sia scomparso? L'ho visto passeggiare per il giardino, ispettore, circa un quarto d'ora fa. Forse concluderemo qualcosa ora.
Da che parte si esce? Come si fa ad andare in giardino? Mille diavoli, ma che sta capitando? Lei aveva dell'esplosivo in casa? Sì, abbiamo della dinamite chiusa nel ripostiglio dietro il magazzino. A che le serve la dinamite? Dovevamo demolire uno spuntone di roccia. Letteralmente maciullato. Non si può identificare. No, è proprio Cosgrave, povero Alan. È di Cosgrave, suppongo. Certo, mi sembra l'anello che portava. Sì, sì, ne sono sicurissimo. Dica un po', che cosa faceva con la dinamite a quest'ora di mattina? Questo non lo sapremo mai. Oh, lo so, è tutta colpa mia. Non avrei mai dovuto farla mettere qui. Non se ne faccia una colpa, Alastair. Il corpo è stato portato qui, guardi. Sono impronte piuttosto profonde. Comincio a capire qualcosa. Cosgrave è stato tramortito, messo nel ripostiglio e poi fatto saltare in aria. Sì, quest'uomo portava un carico pesante, è chiaro. Ehi là, chi è lei? Mi chiamo Simpson. Capitano Simpson. Io sono l'ispettore Lestrade di Scotland Yard. Cosa sa di quel che è successo? Passeggiavo nella terrazza esterna e ho visto Cosgrave entrare nel ripostiglio dove era la dinamite. Mm. Vuole misurare le sue scarpe con una delle impronte? Lei accusa me, ispettore? Glielo dirò fra un minuto. Metta il piede sopra un'impronta. È inutile, Lestrade. Basta guardare le scarpe di tutti i presenti per vedere che le impronte sono troppo grosse per essere state lasciate da uno di noi. Eccettuando lei, Lestrade. Non è molto spiritoso, Watson. Capitano Simpson, come mai passeggiava in terrazza al momento dell'esplosione? M'ero svegliato ed aspettavo l'ora della colazione. Ah, sì? Cosa sa di questo nodo, capitano? È da marinaio, si vede. Mi dirà che non l'ha mai veduto prima. Dove diavolo vuole arrivare? È la prova che farà impiccare il colpevole. E non credo che sia lontano dal braccio della legge in questo momento. Ah, la smetta, Lestrade. Questo nodo non prova proprio niente. Eh? Praticamente chiunque può farlo. Sì, e lei? Sì, credo di esserne capace. Ecco qui. Bravo. Un nodo ingarbugliato, eh? Col vostro permesso, signori. Assieme al capitano Simpson andrei a prendere accordi per il funerale del nostro amico. Venga, Simpson. Chissà che dei tre superstiti buoni camerati sarà il primo a ricevere i semi di arancia. Che c'entrano i semi? Qualcuno per favore mi dica che sta succedendo qui. Dov'è quella dannata governante con il brandy? Signora Monti! Oh, eccola finalmente. Era tempo, sa? Diamo inizio alla cerimonia. Provvedimenti prenderà l'ispettore. Che cosa vuol fare? Ancora semi di arancia, eh? Se ne occuperà la polizia, vi proteggeremo. Holmes voleva proteggere Cosgrave ed è morto. Ma c'è Scotland Yard ora a proteggerla, venga con me. Un momento, Simpson. Non abbiamo ancora reso omaggio ai defunti. Me ne infischio dei morti. Da oggi penso solo a me stesso. Venga con me, capitano. I nervi e fior di pelle. Volevo assicurarmi che stesse bene, capitano. Per lei sono al sicuro. Come nella Banca d'Inghilterra. Lei è protetto da ogni lato. Sulla terrazza c'è il sergente Bleecker, non in vista, ma con gli occhi ben aperti. Mentre in giardino c'è il sergente della polizia locale, pronto a bloccare chiunque venga di là. Benissimo. E io personalmente sarò nella sua stanza, pronto ad acciuffare l'assassino se mi capita fra i piedi. Stia tranquillo. Sì, è tutto bene organizzato, ma io non mi sento a mio agio. Coraggio, non devo aver paura. Si rilassi, Scotland Yard veglia su di lei. Buonanotte. Buonanotte, ispettore.
avanti, mani in alto. Ma, signor Holmes. Ha già teso la sua trappola? Che cosa sa del mio piano? Mio caro amico, lei ha avuto un conciliabolo col capitano Simpson e poi l'ha spedito a letto. Ne ho dedotto che lei ha preparato una trappola. Che cosa ci fa? Le ho trovate. L'assassino non ha fatto in tempo a distruggerle. Le ho trovate circa un'ora fa. Ma queste scarpe corrispondono alle impronte di stamattina. Ha ragione, ispettore. Osservi il fango. Una varietà molto particolare di argilla. È pronto, Holmes? Sì, Watson. Viene a fare una passeggiata con noi sulla spiaggia? No, grazie. Lei e il dottor Watson andate pure a giocare con la sabbia. Io resto qui per acciuffare l'assassino. Auguri. Se si innervosisce, sa dove siamo. Ecco l'impronte. Per Giove, sono anche recenti. Molto recenti. È il nostro piadone, ha il suo revolver. Sì. Non abbiamo molto tempo, la marea sta salendo. Vediamo, si dirigono di là. Un istante. Qui si è fermato per accendere la pipa. Osservi le briciole di tabacco e il fiammifero. Ora si è mosso di nuovo. Ci siamo. Guardi. Eh? Che cosa c'è? Un'altra serie di impronte. Il piadone è stato raggiunto da qualcuno. Le altre sono più piccole. Adesso camminano insieme, fianco a fianco. Piuttosto lentamente, direi, a giudicare dalla distanza fra le impronte. Ora piadino va sulla scogliera e il piadone prosegue da solo. E questo mi sembra strano. Le impronte scompaiono improvvisamente. Attenzione, Watson! Maledizione, era diretto a noi. Proprio così. Non abbiamo più niente da fare qui. Ho la sensazione che ci sia bisogno di noi in casa. Con la possibile eccezione della sua, Lestrade. Perbacco, le ho più grosse. Ehi! Chi ha chiuso a chiave la porta? Sergente Bleeker! Sergente! Sergente Bleeker! Sergente! Sergente Bleeker! Sergente! Sergente Bleeker! Oh, ma che diavolo! Come il signor Holmes? Dov'è Simpson? Nel... Cosa? È scomparso! Lo avevo lasciato su questo divano! Cosa è successo? Mi hanno quasi sfondato il cranio. Lo ha visto in faccia? Chi? Ma pezzo d'idiota, l'assassino con la sua vittima, il capitano Simpson. Io ho visto solo le stelle. Secondo lei l'assassino è entrato dalla porta finestra portando via il capitano Simpson? Non è una teoria, è un fatto. E allora come spiega che non ci sono frammenti di vetro dalla parte interna? È vero, non ce ne sono. Perciò il vetro è stato rotto dall'interno. Stia con noi, vecchio mio, forse imparerà a fare il detective. Ehi, ma che cosa è successo? Sembra che il capitano Simpson sia scomparso. Scomparso un accidente, è scappato via. Era davvero terrorizzato, l'ho visto. Non ne aveva il minimo motivo, non gli sarebbe successo nulla se fosse restato qui. Avevo visto giusto fin dall'inizio, è lui il maledetto assassino. Come dice? Il capitano Simpson, assassino? Non si preoccupi, signor Alastair, finirà in prigione prima che ne uccida altri. No. Lo troverete come gli altri, già morto. Non preoccupatevi, signori, è solo questione di tempo il fatto di acciuffare il capitano Simpson. Non è andato lontano e i miei uomini lo ritroveranno. Questo caso mi fa ripensare a quando, in circostanze più o meno simili, svelai i misfatti del famigerato professor Moriarty. Fu lei a svelarli, se non ci fosse stato il signor Holmes? Certo, con la gentile collaborazione del signor Sherlock Holmes. È stato trovato, ispettore. Che cosa vi avevo detto? Dov'è? Sulla spiaggia, signore. Morto? Sì, signore, più morto di così. Morto? Come sapeva che era morto? Elementare, mio caro Lestrade. I pezzi dell'enigma cominciano a combaciare. Il corpo sarà senz'altro mutilato, no? Né braccia, né gambe, né testa, signore. Rispettano il modo e la forma, Watson. Oh, capisco. Nessuno va nella tomba intero. Esatto. Mio Dio. Povero Simpson.
Se il cadavere è ridotto a un troncone, come ha fatto a sapere che è Simpson? È semplice, Lestrade. Il sergente Blicker ha identificato il morto dal veliero tatuato sul petto. Esatto, signor Holmes. Un tatuaggio? Come faceva a sapere che aveva un veliero sull'epidermide? Ah, ne ho parlato io al sergente Blicker quando gli ho descritto il fuggiasco. Cioè, in quel momento si credeva che fosse fuggito. Ah, allora Blicker farà meglio a tornare sulla spiaggia. Signor, sì. Una cosa ancora, sergente. Lei dice che il corpo è privo di braccia, di testa e di gambe. È stato un lavoro rudimentale? Oh, no, signore, molto pulito, vorrei dire, a regola d'arte. Come se fosse stato eseguito... Dall'abile mano di un chirurgo? Sì. Sì! L'ispettore Lestrade di Scotland Yard. Cosa? Come? Mi scusi, ispettore. Prego, Watson. Mi dispiace, vecchio mio, non ci sono segni. Mi dia, può essere una comunicazione ufficiale. Ispettore Lestrade, devo vederla subito riguardo il mistero di Dercliffe. Per favore, venga nel mio negozio in paese al più presto possibile, Alec McGregor. McGregor, il tabaccaio. Dov'è il suo negozio? Vicino alla locanda. Sarà meglio che vada. Le dispiace se vengo con lei? D'accordo, signor Holmes. Se ritiene di essermi utile, verrò anch'io allora. No, Watson, lei resti qui. Ci sono gli ultimi due superstiti dei buoni camerati. La loro salvezza è affidata a lei. Ah, conti su di me, Holmes. Vuol passarmi il vino, le dispiace. Fate l'arco, per cortesia. L'arco. Mi scusi. Lo temevo, siamo in ritardo. Morto? Sì, signore. Un colpo alla tempia. Come sapeva che eravamo in ritardo, signor Holmes? Perché non siamo stati i primi a leggere il biglietto. Cosa? Guardi qui. La busta è stata aperta e poi richiusa. Maledizione, è vero? Poveraccio, sapeva qualcosa di troppo. Il giudice è già arrivato, sergente? Sta arrivando, signore. Bene. Non li troverà. A cosa allude? Ai semi di arancia. Questo delitto non è opera dello stesso assassino? Senza dubbio, ma non faceva parte del piano come gli altri. Gli altri seguivano un disegno ben preciso. Questo è stato commesso per una improvvisa necessità e non poteva essere previsto. Vuol ripetere con parole accessibili, signor? Insomma, io comincio a vedere la luce del giorno. E io, francamente, no. Mi piacciono gli indizi solidi e ben precisi e persone da interrogare. Nessuno ha sentito lo sparo, sergente? L'ho sentito io. Sa niente del biglietto che suo padre ha inviato all'ispettore Lestrade? No, no, signore. Era uscito di casa nel pomeriggio? Sì, signore. Era andato a controllare le reti per le aragoste che aveva messo sotto le scogliere di Dercliffe. Ed è tornato a tarda sera. Tocca a me interrogarla. È venuto nessuno a trovare suo padre stasera dopo che era tornato a casa? Nessuno che io abbia veduto. Bene, mi racconti che cosa ha visto. Ero in cucina. Quando ho sentito lo sparo, sono corsa qui e ho visto mio padre. Mi dispiace, mia cara. Non la disturberemo più. Grazie, signore. La faccenda diventa sempre più misteriosa. Sappiamo molto meno di prima. Al contrario, mio caro Lestrade. McGregor ha visto qualcosa a Dercliffe stanotte e questo ha provocato la sua morte. Sì? Dobbiamo tornare subito a Dercliffe. Vedo l'ora di tornare a Baker Street. Metterà la
strano. Dove è finito? Non può essere fuori con questa pioggia. Alastair! Signor Alastair! Il cielo, lei è arrivato in tempo. Sono attorno alla casa, mi hanno circondato. Circondato? Sì. Ecco da chi. Accidenti. Che figura ho fatto. Tanto chiasso per nulla. Ah no, dimenticavo. Alastair e Merivel sono scomparsi. Cosa? Non sono a letto? No, non sono di sopra. Venite con me e vedrete. Qualcosa non va, amici? È uscito per caso da questa stanza poco fa? No, mai. Non mi sono mosso. Cosa? Complicazioni? No, non si preoccupi. La prego, ci scusi. E adesso andiamo da Alastair. Va bene, andiamo. Forse è meglio bussare stavolta. Avanti! Che cosa c'è? È uscito dalla sua stanza, lei? Sì, per un paio di minuti. Sono andato giù in cucina. Avevo voglia di un bel bicchiere di latte. Come? Sì, vado matto per il latte.
Un bicchiere. Non disturbiamolo. Un bicchiere di latte. Mente, Holmes. Forse è solo una delle sue allucinazioni, dottore. Ciò che c'è, e poi si dice allucinazioni. Come quelle cose che l'avevano circondato di sotto. Rida, rida. Andremo, riderà per ultimo. Dove va, signora Monti? Oh, ho sentito dei rumori di sopra. Temevo che l'assassino fosse ancora in giro. Che diavolo fa con quella mannaia? Non ha nulla da temere ora. Beh, vado a rimettermi a letto. Oh, non è una brutta idea, ne ho abbastanza per oggi. Senta, signora Monti, per favore. La lettera che lei ha portato alle Strade era sotto la porta come le altre? Sì. Non c'è stato niente di diverso stavolta? Ci pensi bene, per favore. Beh. Sì? Poco prima di trovare il biglietto alla porta, ho dato per caso un'occhiata fuori. E ho visto un uomo allontanarsi di corsa, come se Satana lo inseguisse. Lo ha riconosciuto? No. Era troppo lontano, ma era vestito da pescatore. Non sarebbe meglio andare ora al villaggio a rintracciarlo? Sarebbe una perdita di tempo. Perché? Adesso tutti i pescatori sono fuori in mare, non saranno di ritorno fino a domani sera. Sono le 9 passate. È sicura che i pescatori verranno? Ah, certo, non sono mai mancati. Dopo tante ore in acqua hanno la gola asciutta. Ah, i pescherecci sono già in porto, stanno arrivando, signore. Come andato? Amici, sentite, amici. Io sono Sherlock Holmes. Ieri sera McGregor ha mandato uno di voi a Dercliffe. Chi c'è andato? Ditemelo, vi prego. È di vitale importanza. E se io avessi avuto un biglietto dal vecchio McGregor, a lei che importa? Potrebbe aiutarmi a scoprire chi lo ha ucciso. Dove le ha dato questo? Giù all'insenatura. Noi stavamo preparando le reti. E dandogliela che cosa le ha detto? Mi ha chiesto se l'avrei portata a Derkilfre per mezza corona. E io non ci sarei andato davvero per meno. A causa della sinistra fama di quel posto, eh? E che altro le disse? Poi mi ha chiesto se credeva ai fantasmi. E io gli ho detto di no. E lui ha detto, neppure io ci credo. E mi ha dato il biglietto e il denaro. Grazie, amico mio. Mi è stato molto utile. Una birra per tutti i presenti. Offro io. Grazie. Watson. Utile? Ma io non ho trovato niente di utile in quella conversazione. Non ho fatto che parlare di spettri. A cosa le fanno pensare gli spettri? Ma non saprei. Al cimitero. Esatto. McGregor è stato sepolto oggi. Senta, Holmes, perché non viene a darmi una mano? Lei è in gran forma, Watson. Senta, Holmes, non mi sono mai fidato di quella gente, sì, dal principio. Beh, c'è poco da fare, i cosiddetti buoni camerati. E quella donna. La signora Monti, è naturale, a chi credeva che pensassi? Ehi, dico, vecchio mio, dove? Ma che Holmes, dico a lei. Sciocco. Stava parlando con me, Watson. No, con lui, con quel pennuto là. Molto monotono, ma vivendo in un cimitero non c'è da meravigliarsi. Sa fare solo quel verso. Ci siamo, Holmes. Apriamola. Se proprio ci tiene. Lo avrebbe mai pensato. Io l'avevo previsto. Vuota. Ci ha preceduto un ladro di cadaveri. Un cadavere che vale un mucchio di soldi. Cosa? Presto, Watson. Coraggio, vecchio mio. C'è poco tempo. Perché? A meno che non mi sia svegliato in pieno, ci sarà un altro morto. E tu con i tuoi occhi a palla. Se non chiudi il becco. Sa che cosa fare? Sì, sì, vada, si sbrighi. Forse è già tardi, Watson.
Dov'è il corpo, Lestrade? Di chi si tratta? Del dottor Merrivel. L'ho trovato in fondo alla scogliera schiacciato da un'enorme roccia. Santo cielo! Ho identificato il cadavere dal vestito che indossava e dall'orologio. Alastair è il colpevole. Stavolta ha fatto centro, dottor Watson. Li ha uccisi tutti uno dopo l'altro per riscuotere le polizze. L'avevo pensato, era ovvio, dall'inizio. Da. E dov'è il presunto responsabile? Oh, l'ho messo al sicuro. Messo al sicuro? Sì, è in biblioteca. Sarà meglio che io lo tenga d'occhio. Se ci tiene tanto. Alle manette. Passeggia nervosamente, Holmes. Sto controllando delle misure, Lestrade. Cerchi di non avvilirsi troppo. Non può pretendere di risolvere ogni caso. Ah, lei è qui? L'avevo capito subito. Lo dicevo io, quell'ipocrita non mi convince. Ma non ho ucciso anima viva, sul serio dico. È più che naturale che lei neghi la sua colpa, tipico del criminale. Che c'è? Niente. Ha del tabacco? No, io non fumo, ma c'è quello di Simpson, là. Non gli serve più ormai, povero Simpson. Ma se Holmes può fumare quella robaccia, la fumo anch'io. Ma questo è strano. Può essere importante. Aperto subito, Holmes. Povero me. 28 piedi, tutto corrisponde. Che cosa vorrebbe dire? Che l'ultimo pezzo dell'enigma combina esattamente. Lei avrà il suo enigma, io ho l'omicida. Venga, Lestrade. Dov'è il dottor Watson? È uscito da quella porta un secondo fa per venire da lei. Infatti lo ha chiamato, non l'ha sentito? Purtroppo no. È strano, non lo abbiamo incontrato venendo qui. Ha detto qualcosa prima di uscire? Sì. Non è stato gentile con me da prima. Si trovava dove è lei ora, signor Holmes. Mi ha chiesto del tabacco. Ma come sa, io non fumo. E gli ho consigliato di prendere quello del capitano Simpson. Quindi ha preso la pipa e stava per riempirla quando ha detto: oh, può essere importante. Devo vedere Holmes immediatamente. Grazie, signor Alastair. E non si muova di qui. Il muro misura 28 piedi all'esterno e 6 piedi di meno qui all'interno. Che sta cercando? L'entrata di un passaggio. Quale passaggio? Deve per forza trovarsi da queste parti. Oh, potremmo far abbattere il muro se ci tiene tanto. Se ne rende conto, Lestrade? Sono disperati, sono pronti a tutto e hanno il dottor Watson. Chi è disperato? Prenda le candele, per favore. Va bene. E lei che cosa fa qui? Non mi va di stare solo. Ah. Ci sono. Santo cielo, deve essere l'ingresso del passaggio che conduce all'antico rifugio dei contrabbandieri. Non avevo idea che fosse qui. Mi dia le candele. Perbacco. Venga a vedere, Lestrade. Questo è incredibile. Sono tutti in carne e ossa. Ehi, fate attenzione, mani in alto, siete in arresto. Ma chi c'è là dentro? I buoni camerati. No, no, sono morti. Lei crede? Avanti, mettetevi in riga. Io vi credevo tutti morti. È quello che volevano farci credere. Watson! Rayburn, King, Davis, Cosgrave, Merrivel, Simpson. Non dovevate farmelo. Ci è mancato poco, Watson. Come al solito lei è arrivato in tempo. Un altro minuto e mi avrebbero gettato in mare. Li aspetta un battello procurato da Simpson. E là ora, sulla spiaggia. Thank you.
Congratulazioni, Lestrade. Lei ha ciuffato la banda. Tutto a posto, signor Holmes. E vorrei congratularmi con voi, signori, per il piano molto ingegnoso. Confesso che se non fosse stato reso più complesso con la faccenda dei semi, il sinistro significato degli avvenimenti di Dercliff House forse sarebbe sfuggito alla mia attenzione. Lei è molto eloquente, signor Holmes. E se il capitano Simpson non avesse preso il tabacco in biblioteca, sareste anche riusciti a fuggire. Tra parentesi, Lestrade, troverà che ciascuno dei signori ha la sua parte del denaro dell'assicurazione ben nascosto in qualche imbottitura. Imbecille, Simpson. Te l'avevo detto che si sarebbero accorti del tabacco. Sarei io l'imbecille, eh? Chi ha invitato Holmes a stare con noi? È stato lui. Ho dovuto, per colpa tua e di me. Silenzio, Cosgrave. Tu mi dici di star zitto? Che bella idea, quella dei semi. Secondo te avrebbero dissolto ogni sospetto, eh? No, tu con i tuoi semi di arancia ci hai rovinato. Basta, basta! Rimettetevi a posto, sbrigatevi! Lei stia in riga, avanti! E ora datemi i quattrini. Dico, non voglio più scherzi del genere. Se non fosse stato per la mira precisa del signor Holmes, lei poteva colpire qualcuno. E io vi credevo tutti i miei amici, miei sinceri amici. Come avete potuto? Lasci perdere, buon uomo. Lei si troverà in tribunale come tutti gli altri. No, Lestrade. Alastair è completamente innocente. Era il loro capro espiatorio. È tutto chiaro per me, Holmes, eccetto una cosa. Perché hanno ucciso McGregor? Perché non credeva ai fantasmi. Una sera sulla spiaggia vide un uomo ritenuto morto, forse il nostro piedone, e si sbrigò a mandare un biglietto alle Lestrade. Fu la sua condanna a morte. Rimarrà semplicemente una teoria, signor Holmes. Lei non ha prove. Questo resta da vedere. Lestrade, prenda al capitano Simpson il suo revolver e lo esamini. Ci manca un colpo? Esatto, signor Holmes. E la prova balistica dimostrerà che il colpo mancante ha ucciso Alec McGregor. Per me è sufficiente. Se quel che dice è vero, non c'è giuria al mondo che non li condannerà a vita. E quindi la giusta punizione è stata inflitta ai sei soci del club dei camerati, il cui piano nefasto è stato smascherato appena in tempo... dal brillante lavoro... dell'ispettore Lestrade di Scotland Yard. Ma guarda che faccia di bronzo. Lestrade non aveva la minima idea di che cosa si trattava. Non saprei, Watson. Dopotutto noi sappiamo chi ha veramente risolto il mistero dei buoni camerati. Esatto. E se non fosse stato per il signor Holmes, quell'articolo avrebbe riguardato me. Signor Holmes, una cosa non capisco. Cioè? Come hanno inscenato tutti quei finti omicidi? Elementare, caro Chalmers, elementare. Posso spiegarle tutto. Dopo il funerale di qualche vecchio bacucco del paese, i soci riesumavano la salma e la vestivano con gli abiti di uno dei loro. Inscenavano l'omicidio e mutilavano il corpo in modo che non si riconoscesse. Nel frattempo, il presunto morto scompariva tranquillamente nel covo dei contrabbandieri sotto Dercliff House. Ecco, credo che questo in poche parole sia tutto. Mi dica, dottor Watson, nella morte simulata del capitano Simpson, lei come spiega il tatuaggio sul torace? Coraggio, Watson, glielo dica. Sì, sì. Dunque, il tatuaggio... non me lo ricordo più. Il capitano Simpson era molto esperto di tatuaggio. Non fece che ricopiare il suo veliero sul petto del morto. Io osservai anche che quel tatuaggio era stato fatto solo da 24 ore. Povero me, che faccenda macabra. Per quello che ha fatto per la compagnia che rappresento, accetti questo assegno, la no, prego. No, signor Chalmers, credo che il nostro Alastair meriti la ricompensa più di me. Molto gentile, ma si sono serviti di me. E poi non l'ho aiutato a risolvere il caso. No, lei ha fatto ben di più. La sua tempestiva osservazione, che ha attratto la mia attenzione sulla tabacchiera vuota, ha salvato la vita del mio caro amico e collega, dottor John Watson. Lei è molto gentile. Permettendoci così di continuare la nostra lunga e felice collaborazione.